In New World ci sono postazioni di insediamento predeterminate all'interno della mappa, quindi i giocatori non saranno in grado di costruire gratuitamente, a parte per quanto riguarda il campfire. Ogni luogo di insediamento avrà un layout predefinito su cui i giocatori si baseranno una volta preso il controllo dell'insediamento del forte. Quindi la mappa è divisa in territori e in tutti i territori ci sono insediamenti e forti. Bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi inoltre di, se giocate per casa a New World, di iscrivervi a New World Italia su Facebook, di entrare sul Discord per cercare persone con cui giocare e gilde di cui fare parte. Parliamo oggi di insediamenti, di forti e di campfire, per ovvi motivi. Ci sono alcune importanti differenze tra un insediamento e un forte. Gli insediamenti sono il luogo in cui i giocatori socializzano, vivono, creano, commerciano, lavorano su progetti cittadini e supportano le proprie fazioni attraverso le missioni di fazione. Gli insediamenti servono anche come punto di rigenerazione per i giocatori dopo la morte. Il forte di un territorio è il principale punto di difesa di un territorio. È ciò che viene attaccato durante la guerra. Serve come punto di controllo della fazione del PvP Open World e dove si svolgono le missioni invasioni. Quindi la modalità in cui un'orda di mostri attacca il forte. Ma come si rivendica un territorio? Beh, per tutte le gilde che vorranno ovviamente impegnarsi nel PvP e vorranno reclamare i territori, c'è solo un unico modo, attraverso la guerra. In realtà c'è un'eccezione, cioè al lancio ovviamente non ci saranno territori controllati da nessuno e di conseguenza il primo che arriva meglio alloggia, ma da lì in avanti il territorio verrà controllato da una gilda e verrà costantemente attaccato o difeso. Quando una compagnia ovviamente viene creata, eredita la fazione del creatore, quindi le compagnie possono quindi acquisire e controllare un territorio o l'insediamento attraverso l'acquisizione di un forte, quindi la reclamazione di un forte, che verrà ovviamente data alla fazione in cui si trova la compagnia stessa. Una volta che una compagnia possiede un territorio, l'insediamento che c'è all'interno di quel territorio, può essere sviluppato e la città può essere, aggiornata, possono essere upgradate le stazioni di fabbricazione, gli alloggi per i giocatori, creare un sistema fiscale all'interno della città stessa, delle fortificazioni e molto altro ancora, da tutti i giocatori che saranno presenti nell'insediamento. Ovviamente chi fa parte della stessa fazione aiuterà sicuramente di più i giocatori per l'upgrade dell'insediamento che chiaramente gli altri. Per poter aggiornare ovviamente un insediamento bisogna considerare due aspetti. Il primo aspetto è tutti coloro che all'interno dell'insediamento sono o residenti e quindi possono ricevere anche i buff dell'insediamento stesso. I residenti sono coloro che hanno comprato le case, oppure tutti coloro che passano di lì per giocarci o per fare le quest o per fare qualsiasi altra cosa. In pratica, tutti i giocatori che sono all'interno dell'insediamento stesso possono aggiornare e aiutare la città a evolversi. Ma attenzione, perché la città si può evolvere solo ed esclusivamente se il governatore della gilda che ha occupato quel determinato territorio fa in modo di poter evolvere la città. Quindi sarà il governatore a scegliere che cosa deve essere aggiornato nella città, ma e saranno invece i giocatori stessi della sua gilda e di tutti i giocatori che passano da quell'insediamento ad aiutare quel governatore ad evolvere la città. Più una città evolve, più ovviamente si possono fare cose al suo interno, dal comprare case di livello più alto, e ho parlato delle case in un altro video se volete andarla a vedere, oppure craftare o comunque creare oggetti di diverso tipo, sempre più potenti e sempre più utili per il giocatore stesso o per la città. Quindi è un dare e un avere da parte del governatore, che sceglie lui stesso che cosa potenziare, ma saranno i giocatori stessi ad aiutarlo a fare questa cosa, anche se non sono della propria gilda. Ovviamente, e come ultimissima cosa,
Non solo si possono aumentare i livelli del proprio insediamento, quindi, ma è anche possibile ridurre i livelli di un determinato insediamento, perché l'insediamento ovviamente ha un costo. Costo che, se non viene mantenuto, e ovviamente se i giocatori non riescono a respingere le invasioni corrotte, quindi le invasioni PvE, il proprio insediamento diminuirà di livello. Parliamo infine del campfire, che è l'altra cosa che dovremo utilizzare tutti quanti per poter portare avanti le quest, per poter portare avanti anche il PvP in realtà. Bene, il campfire è semplicemente un campo che si può costruire con pochi oggetti, 5 legni e una pietra focaia, niente di particolare. Con questi si può realizzare una tenda e un fuoco dove noi possiamo accamparci, recuperare le nostre energie, ma soprattutto costruire determinate cose. Ovviamente il campfire si sblocca a inizio della nostra avventura in New World, quindi basta seguire delle semplici missioni iniziali e ci viene data la possibilità di creare il campfire. E una volta ottenuta questa possibilità, possiamo veramente metterci praticamente in qualsiasi posizione della mappa con il nostro fuocherello a riposare. È chiaro che vicino all'interno di dungeon, all'interno di insediamenti e soprattutto all'interno di posti dove sono pieni di mob, questa cosa non è fattibile. Il campfire deve essere posizionato in modo sicuro e quindi sulle strade, quindi anche in mezzo ai campi, basta che non ci siano dei mob nelle vicinanze e diciamo che si può piazzare un po' dove si vuole. Il campfire può essere portato fino a livello 5, quindi da livello 5 si avrà un campfire a livello 1, da livello 15 si avrà un campfire a livello 2, da livello 25 nostro il campfire sarà di livello 3, a livello 40 sarà un campfire di livello 4 e a livello 55 ovviamente il campfire sarà di livello 5. Man mano che si aumenta di livello si avrà la possibilità di creare pozioni di livello superiore, tinture, cibo e rivestimenti per armi. Tutte queste cose chiaramente possono essere create se abbiamo il necessario per poterlo fare, ma c'è da sempre da considerare che proprio perché il campfire è così utile, dove si possono costruire armi come per esempio le frecce di livello 2 o comunque la possibilità di creare le pozioni di livello superiore, ci darà una mano soprattutto durante le quest più lunghe o comunque se per caso le quest sono di un livello talmente alto che noi continuiamo a morire. Sulla morte, tra le altre, bisogna stare un po' attenti perché il campfire ha un respawn con un cooldown. Quindi se noi moriamo continuamente, il nostro respawn sarà sempre più lungo, dovremo aspettare più tempo per poter respawnare. Possiamo respawnare non dal campfire ma da un insediamento, ma questo non fa in modo che il countdown venga resettato, anzi rimarrà in background. Quindi, e soprattutto nel PvP, se uno sta facendo PvP, più muore, più tempo dovrà aspettare per poter respawnare. Io credo di aver detto tutto anche su questi argomenti, non sono entrato nello specifico per i forti e per gli insediamenti perché sarebbe bello anche che tutti noi li andassimo a esplorare e soprattutto le gilde si facessero il mazzo tanto per poter mantenere questi insediamenti, per scoprire man mano che cosa si può fare. Quindi noi ci rivediamo con il prossimo video e GG a tutti quanti.